È durata poco, purtroppo, la tregua dal Covid che si era registrata a Padula un paio di giorni fa, quando la sindaca Michela Cimino aveva dato l'annuncio della cittadina libera dal virus. Nella giornata di ieri, infatti, l'amministrazione comunale ha comunicato un caso di positività al Covid-19. Si tratta di una giovane donna di Padula, le sue condizioni di salute sono buone e adesso si trova in quarantena presso la sua abitazione, ha spiegato la sindaca, affermando che sono stati attivati tutti i sistemi di prevenzione del contagio. Un altro caso di positività al Covid si è registrato tra gli insegnanti del plesso scolastico San Francesco. Si tratta di una docente non residente nel comune di Padula. Nella giornata di ieri, dunque, l'amministrazione padulese ha diramato l'avviso di sospensione a scopo cautelativo dell'attività didattica in presenza per le sole classi seconda A, seconda B e terza A della scuola secondaria di primo grado plesso San Francesco fino al completamento degli accertamenti sanitari. Il caso Covid tra i docenti della scuola era stato segnalato anche dalla minoranza consiliare con una richiesta di chiarimenti alla sindaca Michela Cimino. La prima cittadina dunque ha provveduto a firmare l'ordinanza di sospensione temporanea delle attività didattiche nelle tre classi del plesso San Francesco, comunicando che l'amministrazione ha provveduto anche alla sanificazione dei locali della scuola e che la sospensione dell'attività didattica durerà il tempo necessario a consentire gli approfondimenti sanitari e di tracciamento per il contenimento della diffusione del virus. Infine, l'amministrazione ha invitato il personale scolastico e gli alunni a continuare a rispettare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie. La nostra amministrazione comunale, conclude la nota, è in prima linea nella difesa della salute dei cittadini, in modo particolare dei più giovani e delle persone fragili.